Buongiorno. Lei è la famosa deputata che è stata attaccata da questo schiaffo. Onorevole di Scelta Civica, lo ha sferrato contro la nostra ospite. Lei è anche mamma di un bambino piccolo. Sì, sono mamma di un bambino di un anno, Mario. Che si porta dietro in Parlamento? Oh sì, l'ho lattato lì dentro. Il box è dentro il mio ufficio. Insomma, sarà difficile fare la mamma e la politica contemporaneamente, no? Allora, normalmente sì, per tutte le donne è molto difficile questo connubio, però io ho avuto, diciamo, una famiglia che può sembrare un po' strana, un po' allargata, che è il mio gruppo, proprio il movimento, che mi ha aiutata nei momenti più difficili, perché mentre si è lì materialmente si deve lavorare, c'erano tanti ragazzi che mi tenevano il bambino, che mi aiutavano, quindi Mario è cresciuto in totale serenità in mezzo a questa comunità un po' particolare. Questo racconto mi fa capire, insomma, abbiamo la fortuna di avere qua un grillino in carne e ossa, anche i grillini hanno una vita normale, non sono terroristi, kamikaze, no. Almeno presi singolarmente. Poi, cos'è successo? Lei dove stava andando in questo momento? Allora, io stavo scendendo verso i banchi del governo per andarmi a sedere lì. Lei stava andando sui banchi del governo, che è una zona dove non bisogna mai andare, no? Allora, quindi in teoria era una protesta piuttosto forte che abbiamo messo in atto perché in quel momento è successa una cosa gravissima che non era mai successa in Italia. Durante, diciamo, il decreto Banca Italia IMU è stata attuata la ghigliottina. Allora, la ghigliottina non esiste né nel regolamento. Interrotta la discussione. La discussione, infatti, va spiegato un po', diciamo, alle persone a casa. Le opposizioni hanno degli strumenti per poter fermare determinati decreti che magari non si ritengono validi per il Paese. In quella circostanza è stata applicata una pratica che non è una prassi della Camera, è una prassi del Senato. Cioè una cosa mai vista. Mai vista proprio, non presente nella Costituzione, non presente nel regolamento. Poi è arrivato però questo signore, questo onorevole, che le ha afferrato. Sì, diciamo che l'aggressore in questione è tra l'altro un deputato che è questore. Questo è un ruolo importantissimo lì dentro, perché cura la sicurezza del Parlamento. È il braccio della Presidenza. Ma lei come donna, no? Quando è arrivata questa manata, come si è sentita? Beh, abbastanza sconvolta, perché è riuscito pure a farmi saltare una lente a contatto, quindi mi ha proprio traumatizzata, perché io stavo guardando i commessi, che sono gli unici deputati a fermarci in quell'istante. Quindi non mi aspettavo che un collega, in questo caso... Ma l'è pesato il fatto che fosse un uomo a metterle le mani addosso? Non ci ho riflettuto, confesso anche questo. Non ho riflettuto, per me è stata un'aggressione e basta. Un'aggressione che non doveva esistere. Nessun deputato, donna o uomo che sia, si poteva permettere di fare questa azione. E tra l'altro l'ha reiterata, perché ha continuato a spingermi. Quindi il Presidente sta violentando le regole, la Costituzione? Sì, assolutamente sì. Le regole di quel Parlamento sono state decisamente violentate. Scopo della Costituzione. Insomma, cioè l'atto che è stato fatto l'altro giorno in aula, regalando 7,5 miliardi alle banche, ovviamente è stato quasi un golpe in quell'aula. C'è stato questo, perché ha messo in votazione il decreto senza neanche guardare. Però... Ci sono delle regole lì dentro, bisogna dare la parola alle opposizioni, la parola anche agli altri gruppi parlamentari. Non è avvenuto questo, e questa cosa ovviamente noi agli italiani la dobbiamo dire, dobbiamo far sapere la verità. Cioè, noi non ci siamo svegliati un giorno e abbiamo deciso di protestare come se fossimo impazziti. Noi abbiamo avuto una motivazione per farlo, noi volevamo evitare agli italiani di pagare questi 7,5 miliardi, volevamo evitare che pagassero anche l'IMU. A costo di scatenare questo inferno. A costo di fare quello che c'era da fare.